Ce l'ha fatta, ragazzi, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta l'Atalanta ai quarti di finale di Champions League. Ma che partita è stata, raga, ma che partita è stata, batti e ribatti, attacca, prendi l'attacco avversario, capovolgimenti di fronte, da una parte e dall'altra, se la sono giocata a viso aperto ed era quello che doveva fare l'Atalanta, era quello che l'Atalanta doveva fare dall'inizio, ne avevamo parlato, avevamo detto l'Atalanta la conosciamo, non si chiuderà dietro. Giocherà in avanti, ce la metterà tutta e passa il turno. Perché poi il Valencia doveva segnare e effettivamente ha segnato. Però dall'altra parte c'è una squadra che non sta a secco. L'Atalanta, ragazzi, è la squadra che segna di più di tutte in Europa. Ora sta finendo. L'Atalanta è la squadra che segna di più di tutte in Europa, ragazzi. E continua a far gol. Oggi Ilicic. Oggi Ilicic. Ma che cosa fa Ilicic? Ma che cosa fa? Ma poi al di là del fatto che batta lui i rigori, ok? Il primo rigore se lo guadagna lui, il secondo rigore scappando se lo guadagna lui. Ha fatto ammonire tutti i giocatori del Valencia, tutti. Lui ha fatto una prestazione della Madonna, ragazzi. Che giocatore che è Ilicic, che giocatore veramente, che giocatore. Allora, parliamo della partita, intanto i complimenti ai tifosi dell'Atalanta, complimenti ai giocatori dell'Atalanta, lo hanno detto in TV 10 volte, ve lo ripeto anch'io, tifosi dell'Atalanta, lo so che la gioia è tanta, lo so che ci avete voglia di prendere la macchina, uscire bibi e cominciare a festeggiare per le vie di Bergamo, ma non lo fate, evitate, perché in questo momento la salute è prima di ogni altra cosa. Fate come vi pare, strillate, urlate, prendete il telefonino e fate un video e mettetelo su YouTube in cui impazzite, perché l'Atalanta, la vostra squadra, è nella storia. Però mi raccomando, non usciamo di casa, rimaniamo dentro casa. Mi fa male la bocca per dirvelo, non so più come dirvelo, rimaniamo dentro casa. Parliamo della partita. Atalanta molto brava a non chiudersi, molto brava. Devo dire una cosa importante però, a mio modo di vedere, in questa sessione noi italiane siamo state tutte avvantaggiate. Cioè, se il Napoli eliminasse il Barça non mi sorprenderei. Il Napoli in questo momento se la può giocare con il Barcellona perché è a porte chiuse. Siviglia-Roma a porte chiuse, Valencia-Atalanta a porte chiuse, ve l'ho detto mo', Barcellona-Napoli a porte chiuse. Questo è un vantaggio importante. Non so, sinceramente lo devo chiaro e tondo, non so se quest'arbitro con il tifo del Valencia avrebbe dato entrambi i rigori, netti, ma ti fai condizionare, perché quando ci stanno 40, 50, 60 mila persone che ti urlano nelle orecchie, ti fai condizionare. Invece oggi c'era tipo il tifo finto messo con il megafono. Complimenti a Gasperini che ha passato il turno a centrocampo. L'Atalanta che gioca a rombo, quindi praticamente ci sono Ilicic e Pasalic che si vanno ad abbassare, che quindi vanno a fare i vertici alti del rombo, che vanno incontro al pallone, facendo così danno densità in mezzo al campo, riescono ad andare in appoggio e creano un rombo praticamente perfetto, ragazzi, praticamente perfetto. È un centrocampo che appunto riesce a gestire il pallone, è un centrocampo che dà densità e quindi è il centrocampo il punto in cui l'Atalanta vince la partita. Di fronte c'è un Valencia che ci prova, ma che comunque, io l'ho detto molto spesso e lo dico sempre, tu la perdi quando scendi in campo con il 4-2-4. Sì, sulla lavagnetta era disegnato un 4-4-2, penso che siete d'accordo con me, però erano due punte centrali e due ali d'attacco, che quindi diventava subito un 4-2-4. L'ho sempre detto, lo dicevo con Di Francesco, continuerò a dirlo per tutta la vita, giocare con 4 punte non ti porta automaticamente a vincere, non ti porta praticamente a far tanti gol. Magari ne fai, ma in realtà nemmeno tanti, perché sì, poi il Valencia segna abbastanza. Però ragazzi, di che cosa dobbiamo parlare? Diciamo anche che il Valencia faceva fatichissima a portare, a lanciare le punte, faceva fatichissima a trovare gli attaccanti, se non con un lancio proprio dove appunto l'attaccante si infilava alle spalle, perché non c'erano appunto giocatori che creavano gioco, perché due erano a centrocampo, sempre 2 contro 5. L'Atalanta vinceva tutti i contrasti. Inoltre l'Atalanta è stata sempre molto intelligente ad impostare da dietro, così facendo faceva salire il Valencia e provava ad infilarla direttamente da centrocampo e poi sulle fasce. Partivano sulle fasce i due laterali di centrocampo e andavano fino in fondo, approfittando del fatto che sulle due fasce ci avesse poca roba al Valencia, perché poi continuamente andavano in avanti, continuamente lasciavano la posizione. Il gol, l'1-0 appunto, è un calcio di rigore che secondo me è super corretto, è nettissimo, manco il tempo che subito
l'Atalanta va in vantaggio con il gol di Ilicic, sulla cazzata pazzesca di DHB. Io dico DHB ogni volta che ci sei tu, io me lo ricordo contro la Roma, ci fece un gol di testa, ho bestemmiato come un caino, e poi però ci fece una cappella, e se non sbaglio ci fece anche il rigore. Oggi DHB disastroso. Il pareggio di Gamero. Allora, io sto ancora cercando di capire se lì, e l'ho detto anche su Instagram tra l'altro, sto ancora cercando di capire se lì fa una cazzata o meno Palomino, perché effettivamente fa una bella chiusura. Fa una bella chiusura, ok? Però lì spazza il pallone, buttalo via. Invece lui ci mette 2 ore, se lo tiene tra le gambe, si alza con il pallone ancora tra le gambe. Allora, innanzitutto doveva spazzarlo subito, poi fallo scivolare verso l'esterno, invece gli rimane tra le gambe, non la spazza, non la vuole perdere. Però così facendo, secondo me, rischia enormemente. Io l'avrei buttata via immediatamente. C'è anche l'errore di Sportiello. Oggi, ragazzi, Sportiello non ha fatto una gran partita, siamo sinceri, ma anche sul secondo gol, tra un attimo ne parliamo, ma non ha fatto una gran partita. Anche lì Sportiello è poco carismatico, ok? È poco carismatico, e quando un portiere non è carismatico si sente, si vede. E poi si sente tanto, a livello di animo si sente tanto. Sono d'accordo con tutti voi, però dall'altra parte dovete anche ammettermi che debuttare in Champions per un portiere come Sportiello, tra l'altro bergamasco, proprio in un quarto e in un ottavo di finale di ritorno che vale il quarto di finale, non è per niente semplice, soprattutto con la tua squadra che sulla carta potrebbe tranquillamente fare catenaccio e quindi arrivano 3.000 tiri. Poi così non è stato, però va detto anche che insomma che Sportiello non è che abbia fatto questa partita così impeccabile, a dire la verità. Tra l'altro l'aveva detto proprio Gasperini, ha detto ragazzi, se l'Atalanta dovesse giocare tenendosi il risultato, quindi cercando di gestire la partita, la perderemo e usciremo, perché l'Atalanta non è questo. Ci ha provato un minuto e su quel minuto il Valencia gli ha fatto gol, l'1-1, e quindi poi ricominciano ad attaccare, perché l'Atalanta è una squadra che deve attaccare, l'Atalanta è una squadra che deve rodare, l'Atalanta è una squadra deve creare, l'Atalanta è una squadra che deve produrre continuamente, non si deve fermare mai, e via, sempre, deve produrre sempre. A un certo punto comunque io sta frase me la so segnata perché ve la volevo dire in commento, ma io dico no, commentatore, io ti voglio bene, ma in questo momento, ma perché, con quale ironia mi viene a dire brava te perché tampona, ma perché? Comunque, al di là di questo, ho visto Silesen, ragazzi, ha fatto una mezza cazzata, nel senso che, allora, ha fatto una bella parata, se non sbaglio, su Duvan Zapata, ha allungato il piede, eccetera. Ha fatto una bella parata, però di questo mi sembra una busta di piscio, Silesen, che finaccio, me lo ricordavo che era tanto tanto forte, anche sulla traversa di Freuler. Tiro! E lui... Cioè, che cazzo, ha un po' più di reattività. Lì, ragazzi, pallone a girare, che va a schiantarsi sulla traversa, manco a scheggiare, la prende piena e poi si alza. Cioè, ma lì dovevi volare, poi non la prendevi, ma dovevi volare, sei rimasto statico. Cioè, sei rimasto bloccato. Cioè, boh, non lo so, Silesen, ma sinceramente va un po' deluso. Poi c'è il pareggio dell'Atalanta con Gamero, 2-2, errore di Palomino. Tra l'altro Palomino lì pure la tiene sotto, ma butta via questo pallone, Palomino. L'Atalanta risegna con Ilicic e poi indovinate chi fa l'errore del 3-3, indovinate? Palomino, che sbaglia appunto ad uscire, quindi tiene in gioco praticamente tutti e quindi l'Atalanta lo prende a kill per colpa di Palomino. Ha fatto una partitaccia, se Ilicic ha fatto una partitona, Palomino a mio modo di vedere ha fatto una partitaccia. So che i tifosi dell'Atalanta non sono troppo contenti di avere Palomino, dicono sempre una cazzata a parte dalla fa, oggi magari ne ha fatte 3-4, però insomma, alla fine ragazzi, Palomino ve lo siete portato fino a qua e non ha mai troppo deluso, poi non so, insomma, fatemelo sapere voi cosa ne pensate. Quindi l'Atalanta passa il turno, veramente complimenti ragazzi, veramente complimenti. Nel finale è entrato anche, una decina di minuti da fine, è entrato anche Florenzi, volevo tipo uccidermi, volevo tipo sparaflesciarmi in faccia con la torcia, ora lo faccio, con la torcia del telefono, giusto per deprimermi così, sparaflesciarmi con la torcia del telefono, si vede la torcia del telefono, ragazzi, non è possibile, fatemi levare la torcia, se no mi scarica pure il telefono, non è possibile, Florenzi, che tristezza, Florenzi, vederlo lì, ma che tristezza veramente. Poi alla fine è molto intelligente Gasperini, leva Papu Gomez, mette Malinowski. Insomma, l'Atalanta alla fine accede ai quarti di finale. Sono curioso perché voglio vedere il Lipsia. Fino a un momento fa era tranquillamente... Fatemi vedere una cosa, aspettate al Lipsia, voglio vedere il Lipsia. E il Lipsia sta passando, il Lipsia passerà
Il Lipsia passerà, ragazzi. Il Lipsia passerà il turno. Io scommetto che l'Atalanta beccherà il Lipsia. Scommetto che l'Atalanta beccherà il Lipsia. Questo è il mio pronostico. Comunque, un saluto a tutti quelli che mi conoscono. Un saluto a Ilicic, raga. Ilicic, non penso che una giornata così non se la scorderà mai più. Mai più, mai più. A parte che era buggato oggi, pure il quarto gol a giro sotto l'incrocio. Cioè, io veramente non ho parole. Oggi Ilicic c'era buggato. Sapete che vuol dire buggato? Cioè, aveva il joystick buggato. Veramente assurdo. Veramente assurdo. Complimenti. Complimenti, te li meriti tutti. In questo momento Ilicic c'è uno. In questo momento, oggi, è uno dei migliori giocatori al mondo. È così. Punto e basta. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, mi piace, mi è piaciuto, se vi ha fatto cagare, ma spiegatemi il perché. Buon ciao, datane come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.